benvenuti a Tramonti di Sopra. Siamo in Val Tramontina, una splendida valle con una splendida biblioteca ricca di libri a disposizione di chiunque voglia venirci a trovare. Questa è l'occasione per augurarvi da questo nostro piccolo paese buon Natale a tutti, anche se sarà un Natale particolare, però facciamo finta che sia un Natale normale. Tanti auguri, tanta serenità, tanta pace e soprattutto tanta salute per tutti quanti e soprattutto l'augurio che questo 2021 veramente non ci porti grandi cose, ma ci porti la normalità di una stretta di mano, di un sorriso, di un abbraccio che veramente ci mancano tanto. Vi aspettiamo. Buongiorno, ben arrivati, venite, guardate che bello, guardate, ma lo sapete dove siamo? Siamo a Tramonti di Sopra, guardate, è splendido questo luogo e la biblioteca è veramente eccezionale, andiamo dentro, seguitemi. Bambini, attenti agli scalini, eh? Anche nonni e nonne, attenzione, non fatevi male, venite da questa parte. Oh, questa è la sala per i bambini più piccoli, la biblioteca è grande, eh? Ci sono tantissime sale, mi raccomando, dovete venire assolutamente a vedere questa biblioteca qui a Tramonti di Sopra perché è veramente straordinaria. Ah, facendo la strada oggi, per venire qua, ho visto tantissimi animaletti, è bellissimo qua il paesaggio, è splendido. E ho pensato, ma in questo periodo gli animali, ma dove abitano? Ma dove vanno a dormire? Nelle tane? Però aspetta un momento, ma le tane sono sottoterra? Oppure nelle grotte o sono sopra? E chi? No, ho un libro bellissimo. Un libro straordinario. Julian e la volpe. Julian. No, Julia non è mica un bambino. Cosa dite? Julia è questo topolino piccolino che c'è qua, che è proprio piccolo, 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 piccolo. Beh, la volpe invece è facile, questa qui. Certo che se io fossi un topolino avrei un po' paura delle volpi. E non soltanto delle volpi, anche dei gatti e anche di un sacco di altri animali. E anche Julian, secondo me, ha molta paura di tantissimi animali. Facciamo una cosa, leggiamo la storia e vediamo come va a finire. Buon divertimento! Julian e la volpe. Julian viveva tutto solo, da sempre, e gli andava bene così. Tutti gli animali in superficie cercavano di mangiarlo. E quelli sottoterra gli stavano fra i piedi. Così aveva fatto in modo di evitare chiunque. Sapeva come schivare conigli, talpe e tassi. Sapeva come nascondersi dal contadino e dal suo cane. Sapeva a quale ramo aggrapparsi per sfuggire al Barbagianni affamato e tornare a casa sano e salvo.
Julian, però, non sapeva di essere osservato. Quella notte la volpe si avvicinò furtiva alla casa di Julian e, ricorrendo a tutta la sua bravura e astuzia, sfondò con un balzo la finestra. La volpe mostrò tutti i denti, ululò e ringhiò, ma non riuscì a raggiungere Julian. La volpe si era incastrata. «Scusa il disturbo, saresti così gentile da aiutarmi?» chiese la volpe. «Aiutarti?» protestò Julian. «Hai appena cercato di mangiarmi!» «Certo che no! Ero solo passato a vedere se stavi bene!» mentì la volpe. «Non sto bene per niente! Il tuo testone è dentro la mia casa!» disse Julian. «D'accordo, ma se mi aiuti prometto che non rivedrai mai più né me nel mio testone», dichiarò la volpe. Julian non voleva una volpe dentro casa, perciò uscì ad aiutarla. Tirò la volpe per la coda, la spinse, la strattonò per le orecchie, ma la volpe non si mosse. Quando arrivò l'ora di cena, Julian non riuscì a sopportare lo sguardo triste e affamato della volpe. Così condivise con lei quello che aveva. Mangiarono e chiacchierarono fino a notte fonda. La volpe capì che era più bello cenare con Julian piuttosto che avere Julian per cena. E Julian comprese che avere un ospite non era poi così terribile, dopo tutto. Il giorno dopo, Julian cambiò strategia e con un piccolo sforzo, la volpe fu di nuovo libera. «Grazie», disse la volpe, prima di scomparire nel bosco. Quindi Julian tornò alla sua vita solitaria, proprio come piaceva a lui. Schivò conigli, talpe e tassi. Si nascose dal contadino e dal suo cane. Ma quando cercò di sfuggire al Barbagianni affamato, mancò la presa e cadde dal ramo. Questa volta sembrava proprio che Julian non sarebbe tornato a casa sano e salvo. Julian, però, non sapeva di essere osservato. La volpe si avvicinò furtiva e, ricorrendo a tutta la sua bravura e astuzia, inghiottì Julian in un boccone. Il Barbagianni considerò l'idea di litigare. Ma alla fine lasciò perdere. La volpe aspettò e poi aprì la bocca. «Adesso siamo pari», disse la volpe. «Come dici?»
chiese Julian completamente fradicio. La volpe posò Julian a terra. Adesso siamo pari. E sorrise. Da allora Julian e la volpe continuarono a stare per conto proprio, ma ogni tanto Julian cenava con un'amica. Una vera storia di amicizia. Mi piacciono le storie di amicizia, anche se devo dire mi piacciono anche le storie quelle un pochino più movimentate, quelle dove magari succede qualcosa di no, eh? A voi piacciono quelle un po' tipo questa. I tre briganti. Guardate come sono intabarrati. Sì, si dice proprio così. Guardate che cappellacci che hanno, e guardate che mantelli che hanno, e le armi che hanno. I tre briganti, una storia di Tommy Ungar, una storia così bella, così fenomenale, a tratti anche paurosa. Certo che per sconfiggere tre briganti così ci vuole qualcuno di molto forte, ci vuole qualcuno di molto grande. Tutti hanno paura di questi briganti, ma per fortuna in questo libro c'è un eroe gigantesco, un eroe enorme, un eroe fortissimo, un eroe grandissimo, un eroe fatto circa così. Una bambina, ma no dai, ma non è possibile, ma vorrete mica che una bambina possa sconfiggere tre briganti come questi? No, no. Vabbè dai, andiamo a leggere questa storia, la leggiamo e vediamo come va a finire. E intanto io vi do un grande abbraccio, vi faccio tantissimi auguri per un buon 2021, venite qui a Tramonti di Sopra, in questa bellissima biblioteca, prossimamente che vi aspetta. Ciao a tutti, leggiamo! Tre briganti. C'erano una volta tre feroci briganti, vestiti di larghi mantelli neri e alti cappelli neri. Erano armati fino ai denti. Il primo aveva un fucile a tromba. Il secondo, un soffietto caricato con il pepe. Il terzo, un'ascia rossa. Nelle notti, nere come la pece, stavano in agguato ai lati della strada. Erano il terrore dei viaggiatori. Le donne svenivano. I cani scappavano e perfino gli uomini più coraggiosi se la davano a gambe. Appena per la strada passava una carrozza, i briganti soffiavano il pepe sul naso dei cavalli. Il cocchiere faceva fermare la carrozza e allora con l'ascia i briganti fracassavano le ruote. Minacciavano i viaggiatori con il fucile a tromba e li derubavano. Il nascondiglio dei briganti era una stamberga in cima a una montagna. Lì ammucchiavano i loro tesori. Avevano ceste e bauli pieni di perle, di pietre preziose, di anelli e di monete d'oro. Una volta, però,
successe un fatto strano. Nel bel mezzo di una notte, fermarono una carrozza su cui viaggiava un solo passeggero. Era una bambina, piccola e triste. Si chiamava Tiffany e stava andando a casa di una vecchia zia perché era orfana. L'idea di vivere con la vecchia zia non le piaceva per niente. Così, la bambina fu molto contenta quando i briganti fermarono la sua carrozza. Non trovando altro, i briganti presero la piccola, la avvolsero in una coperta calda e la portarono fino alla loro stamberga in cima alla montagna. La posarono su un letto morbido e la lasciarono dormire. Il mattino dopo, Tiffany si svegliò e trovò i bauli colmi d'oro e di pietre preziose. «Che belle!» esclamò. «Ma a cosa vi servono?» I briganti si guardarono, sbalorditi. Non ci avevano mai pensato. Che si poteva fare con tutto quell'oro rubato? Tiffany era piccolina, ma anche molto saggia. I briganti ascoltarono il suo consiglio e decisero di andare in cerca di molti altri bambini abbandonati e poveri. Poi comprarono un meraviglioso castello, abbastanza grande perché tutti i bambini potessero starci comodi. Fecero ai bambini anche un altro regalo, dei mantelli e dei cappelli uguali ai loro, ma rossi anziché neri. Ben presto la fama del castello si sparse in tutto il mondo e ogni giorno i briganti trovavano fuori della porta di casa un nuovo bambino abbandonato. I bambini rimasero nel castello finché furono abbastanza grandi per vivere da soli. Poi si costruirono tante case nelle vicinanze. A poco il villaggio diventò una grande città dove tutti portavano mantelli e cappelli rossi e costruirono anche le mura della città con tre magnifiche torri, una per ogni brigante, in segno di riconoscenza.